Piccoli investitori contro hedge fund è il titolo del video di oggi. E sicuramente questo è un approfondimento molto interessante che vorrei vedere un attimo con voi da diversi punti di vista, perché a mio avviso il fenomeno viene molto sottovalutato. Quindi cerchiamo per prima cosa di capire che cosa è successo. Allora, il tutto, la vicenda nasce dal tema GameStop, su cui online potete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno, quindi direi di non andare ulteriormente ad approfondire la dinamica e quello che è successo, perché direi che è abbastanza evidente e soprattutto un tema molto trattato. Poco invece quelli che possono essere i risvolti pratici, presenti, ma soprattutto futuri in merito a questa situazione. Innanzitutto la cosa importante è quella di andare a contestualizzare quello che è successo in termini numerici. Allora, per ragionare su alcuni numeri, durante la speculazione che c'è stata su GameStop, abbiamo visto dei volumi superiori a quelli che sono stati trattati usualmente dalle azioni Apple. Per dare l'idea di quanto tratta mediamente Apple, le azioni che vengono trattate su Apple corrispondono all'intero controvalore della borsa italiana. Quindi che cosa vuol dire? Che questa speculazione che si è avuta nei giorni passati e che sta continuando tuttora ha dei volumi che sono notevolmente superiori ai volumi che ci sono su tutta la borsa italiana. Quindi pensare che la speculazione di questi, diciamo, ragazzi sia una speculazione che non sia importante, secondo me è un voler sottovalutare il problema. Ma l'altro aspetto, secondo me, estremamente importante che io vado ad analizzare è che se si va ad analizzare il forum non tanto per trarre degli spunti operativi, ma per osservare come le persone si relazionano all'interno di questi forum, si vede una grande rabbia, una grande voglia di cambiamento, una grande frustrazione e la volontà da parte dei piccoli di poter rovesciare un sistema, il sistema finanziario attuale, che parte dagli hedge fund e che poi si ramifica in fondi più grandi, che sono i fondi di investimento e che sono poi i fondi pensione. La cosa interessante è che sembra che questa volta i piccoli, che solitamente urlano, ma poi non hanno gli strumenti per poter ottenere, diciamo, dei risultati dal punto di vista pratico, questa volta hanno dimostrato nei fatti che tutto questo è possibile. E quindi che cosa può succedere? Rispetto al passato può succedere che ci sono delle persone che sono estremamente, passatemi il francesismo, incazzate, persone che vogliono rovesciare il sistema e che sembra abbiano trovato un modo per farlo. Quindi sono partiti con GameStop e adesso la cosa interessante da analizzare con estrema attenzione è che sono passati per esempio al silver, poi non è detto che non passino al crude oil, non è detto che non passino alle materie prime. Noi dobbiamo renderci conto di una cosa, secondo me, estremamente importante, che magari forse non tutti conoscono, che tutte le materie prime che noi utilizziamo nella nostra vita quotidiana, che vengono utilizzate nell'industria, sono quotate. Quindi se noi vedessimo, per esempio, un petrolio a $200, se noi vedessimo un grano al doppio dei prezzi attuali, se noi vedessimo un rame al doppio dei prezzi attuali, che cosa succederebbe all'economia reale? Ecco, questo secondo me è il fenomeno molto grave che potrebbe succedere. Cioè, potenzialmente, avendo capito questa dinamica, al di là delle singole azioni che lasciano il tempo che trovano, cioè se sale GameStop o non sale cambia poco, se sale Apple o non sale cambia poco, ma se tutta questa speculazione si va a concentrare, va a combattere, va ad entrare su quei mercati molto particolari come sono per esempio le materie delle commodities, le materie delle materie prime, la cosa diventa molto grave, perché queste materie vanno a incidere, intaccano l'economia che tutti i giorni noi vediamo quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo a fare carburante, quando ci riforniamo di energia. Quindi questo è un aspetto estremamente importante. Dall'altra parte abbiamo le istituzioni stanno cercando di minimizzare questo aspetto, molti colleghi e molti esperti di finanza, molte banche stanno sottovalutando questo fenomeno dicendo che è impossibile, che ripeto, quattro ragazzi possono, diciamo, apportare dei cambiamenti importanti. Io invece credo e temo che questo potrebbe essere un problema molto serio e che nel corso dei prossimi mesi potrebbe portare, se non arginato in qualche modo e non so come, dei danni veramente importanti. Ma come si può arginare tutto questo? Allora, la SEC, quindi l'organismo di l'autorità che regolamenta i mercati americani, è intervenuta
per cercare di limitare il forum, quindi Reddit, dove è sotto tutto questo. È stato chiuso, poi è stato prima messo privato, poi adesso di nuovo ritornato pubblico, adesso probabilmente verrà regolamentato in qualche modo. Però il problema non è tanto questo, perché secondo me non è Reddit, perché la gente va su Telegram, cioè ormai la comunità, la collettività si può riunire in miliardi di posti. Ed è proprio questo l'elemento, secondo me, che deve essere preso in considerazione. Cioè oggi non è più pensabile di poter chiudere, di poter censurare, perché domani YouTube censura magari dei canali, magari domani investi in censura di altri canali e se ne creano degli altri. Quindi secondo me non è tanto quanto la censura, ma è cercare di capire, di spiegare o di regolamentare in maniera differente il sistema. Però cosa succede? Che questi sistemi, questi gruppi, diciamo queste associazioni, sono molto veloci e quindi è impossibile, a mio avviso, che gli organismi riescano in breve tempo a bloccare, a tamponare. Quindi oggi che cosa ci troviamo? Ci troviamo, secondo me, di fronte ad un nuovo fenomeno che secondo me deve essere preso in considerazione, che molti sottovalutano come un movimento, diciamo, temporaneo, ma che invece secondo me potrà diventare un movimento molto molto forte, molto importante e che potrebbe portare a delle situazioni sui mercati finanziari veramente molto molto importanti. Perché l'altro aspetto su cui si parla in maniera limitata è il seguente, ossia che questi fondi hedge, per coprire le loro posizioni, o comunque tutti in generale i mercati, diciamo, speculativi, per coprire le loro posizioni ribassiste, sono costretti a vendere posizioni, diciamo, di titoli di qualità, tipo Google, tipo Apple, ed è abbastanza evidente questo, perché se ci pensiamo, basta vedere nella seduta di venerdì, i titoli più venduti sono i titoli che sono saliti di più, i titoli dove c'è più profitto. Quindi in questo momento, per esempio, ci sono tanti investitori che stanno per prudenza cominciando a prendere profitto su questi settori. E quindi questo è molto molto preoccupante. Preoccupante quindi che cosa? È preoccupante che ci sono dei soggetti che purtroppo non conoscono il sistema finanziario, quindi magari loro cominciano, diciamo, per gioco, per voglia di sovvertire un sistema. Dall'altra parte abbiamo un sistema che sottovaluta, a mio avviso, quello che sta accadendo a livello globale, e dall'altra parte abbiamo un rischio sistemico veramente molto molto importante se tutto ciò esplode. Perché ripeto, se le materie prime cominciano a salire, l'inflazione comincia a salire, anche le banche centrali devono porre dei limiti. Quali? Quello di alzare i tassi. E quindi si crea un effetto a catena molto importante. E dall'altra parte, molti fondi per regolamentazione, per coprire il capitale, per limitare le perdite, eccetera, eccetera, sono costretti a delle vendite forzate. Quindi quello che io vedo oggi è un popolo fortemente arrabbiato che ha la potenzialità, gli strumenti e la connessione per innescare una miccia che, ahimè, temo sia molto, molto, molto difficile da fermare. Quindi il mio consiglio è quello di prestare molta attenzione a questo fenomeno, di avere la massima cautela in generale su un fenomeno di questo tipo, perché nel breve potrebbe portare una grandissima euforia ulteriore sui mercati e quindi questo potrebbe far sottovalutare il problema, perché se sale il silver siamo tutti contenti perché è salito il silver, poi sale l'oil siamo tutti contenti perché sale l'oil, quindi salgono i titoli legati a questo, quindi si può creare un'euforia esagerata, ma che dietro cela un problema sistemico che nel momento in cui andrà a esplodere difficilmente potrà essere arginato e sarà un problema ben 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 più grave di quello del Covid. Perché non si sa come bloccarlo. Questo è il problema, a mio avviso. È un problema, ormai si parla di economia e di finanza decentralizzata. Quindi non c'è più un ente o una società che si blocca. Cioè se io ho un problema con un fondo, se io ho un problema con uno speculatore, vieto a quello speculatore di lavorare. Ma se io ho milioni e milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo che operano e che sono interconnessi con miliardi in miliardi di modi, io non ho più un singolo da colpire, ma ho tutto un sistema da rivedere. E questo secondo me è l'elemento veramente molto molto importante. Purtroppo, a mio avviso, le istituzioni, le banche, secondo me principalmente per paura, stanno cercando di demonizzare questa situazione che temo diventerà veramente molto molto importante. Quindi direi prestiamo veramente molta molta attenzione, soprattutto nel momento in cui si dovesse verificare una grande euforia sui mercati, che secondo me potrebbe succedere, proprio legato al fatto che
se cominciano a salire molte materie prime si creerà un effetto non voglio perdere il treno e quindi comincio a salire, e soprattutto tutto questo treno non si capirà quando si potrà fermare, ma nel momento in cui si fermerà non avviserà nessuno, no? Quindi sarà un treno diretto in corsa verso il paradiso, che poi però rischierà di portare direttamente verso l'inferno. Quindi attenzione a non sottovalutare questo fenomeno, prestarci massima attenzione, seguirlo, cercarlo di capire, ma soprattutto di guardare l'economia oggi con occhi diversi rispetto a quella con cui la guardavamo nel passato, perché questo 2020 ha accelerato il mondo è cambiato. Continuare a guardare con gli occhi del passato, secondo me, sarebbe un errore che potrebbe essere per molti assolutamente fatale. Quindi consiglio a tutti di prestare la massima attenzione. Come sempre, per dubbi o chiarimenti, scrivetemi sotto, lascio la mia email per dubbi, suggerimenti, idee, spunti. O se qualcuno ha voglia di integrare con delle idee, con delle osservazioni aggiuntive, ovviamente il nostro compito è quello di dare informazione, quello di dare una maggiore consapevolezza a tutti. Vi mando un abbraccio e un saluto. Ciao!